Amici di Moto.it, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo a Milano, vicinissima alla redazione in Porta Venezia e guardate un po' chi c'è oggi con me. Ciao a tutti. Ciao Cri. Cosa andiamo a combinare oggi con questa Shotgun 6.50? Allora, oggi faremo una breve prova, non il solito test che siete abituati a vedere. 20 minuti in sella, motociclista giovane, motociclista meno giovane, con esperienza, diciamo, per capire le diverse sensazioni che la moto riuscirà a darci. Dopodiché ci troviamo in redazione, Pietro, per una simpaticissima intervista doppia, non perdetevela. E questa moto, la Shotgun 650, l'avete già vista sugli schermi di Moto.it, sono andato a provarla a Los Angeles alla presentazione stampa, però mi sembra doveroso fare un piccolo ripasso sulla tecnica di questa nuova Shotgun 650. Quindi che dici, lancio la sigla? Sigla! Moto.it, cerca, compra, vendi l'usato dei tuoi sogni su moto.it. Cri, Shotgun 650, che è una moto molto particolare su cui Royal Enfield punta tanto, un po' un misto tra una cruiser, una bobber, sì. Molto particolare, vero? Si presta molto sicuramente alla personalizzazione, che è sempre cosa gradita ai motociclisti, ci piace personalizzare le nostre moto. Abbiamo quattro colorazioni diverse, verde, blu, bianca e nera, e questa è molto accattivante, ma la mia preferita è la bianca. La mia è questa, la verde, assolutamente, bellissima, proprio in stile Royal Enfield questo colore. E Cri, mi racconti un pochino il motore questo, perché l'ho già visto da qualche parte. L'hai già visto da qualche parte, il bicilindrico parallelo di Royal Enfield 650cc, 47 i cavalli, 52 Nm di coppia, quindi il propulsore lo conosciamo. Consumi no. Molto contenuti comunque. Sì, siamo sui 22 km percorribili con un litro di carburante, quindi anche questo, come da tradizione Royal Enfield, ci dimentichiamo del benzinaio. Io vi racconto invece un po' la ciclistica. Abbiamo una forcella Showa a steli rovesciati, un doppio mono ammortizzatore al posteriore regolabile nel precarico, un peso di 240 kg in ordine di marcia con il serbatoio da 14 litri pieno al 90%, sì. Al 90%, e poi comunque una rapportatura, diciamo, delle marce abbastanza lunga per fare del bel cruising. La sella è molto accessibile, 795 mm da terra, però non vi vogliamo annoiare un pochino troppo con tutti questi dati tecnici. Che conosciamo perché, già perché l'hai perché, provata. Perché sì ragazzi, l'abbiamo provata a Los Angeles, vi lascio il video qua nella I in alto a destra, e che dici Cri, saliamo in sella? Andiamo a provarla in questa splendida giornata estiva, con questo diluvio, andiamo a provarla. Quindi antipioggia ragazzi, andiamo. Nome, cognome, età. È una domanda sola? Cristina Bacchetti, la Buckets, 42, 43 quasi. Pietro Vizzini, 24 da poco. Da quanto guidi la moto? Guido la moto da 20 anni, 19 a Moto.it. Per lavoro da 2 anni, però la guido da sempre, da quando ho 9 anni. Cosa hai pensato appena hai visto la Shotgun 650? Che sia veramente un bel progetto, interessante, con un ampio spettro di pubblico, una moto poliedrica sicuramente. Che stile, ci metterei un pochino le mani. Qual è la qualità estetica che ti piace maggiormente della Shotgun 650? Mi piace che sia monoposto, perché secondo me la moto deve essere monoposto, quindi un po' bomberata. Verona tagliata dietro, codino corto, mi piace un sacco. Lo stile, linee molto pulite e delle colorazioni molto accattivanti. In che segmento la collocheresti? Segmento poliedrico. Secondo me è una custom a tutti gli effetti. Anche una cruiser però, dai. No, proprio custom. Ti è piaciuta nella guida in città? Mi è piaciuta molto, e soprattutto è una moto che attira gli sguardi, la guardano tutti. Beh sì, non è proprio agilissima nel traffico, però i comandi sono tutti ben raggiungibili e poi il motore è una bella coppia, quindi ecco, guidate anche con le marce lunghe in città. È divertente anche tra le curve? È divertente tra le curve, sicuramente è l'habitat che preferisce. Io l'ho provata a Los Angeles e mi sono divertito molto nei canyon, state attenti perché toccate un po' le pedane, però molto divertente. Ma attira più sguardi maschili o femminili? Attira più sguardi femminili, secondo me, sì. Beh ragazzi, secondo me sia ai maschietti che alle femminucce piace abbastanza, però se devo dire la mia, dai, delle femmine. Quanto consuma? Allora, dichiarati 22 km con un litro, poi ovviamente dipende da come la guidi. Sì, più o meno 22 km al litro, come ha detto la nostra Cri, però dipende appunto come guidate, però potete fare anche meglio se usate le marce lunghe. Appena comprata, dove la porteresti? In centro, a Milano, a fare un bel aperitivo analcolico, perché quando si guida no alcol. Io invece sono toscano, mi farei un bel giro sulle colline toscane e poi vado a fare un aperitivo analcolico a Puntala. Ma quindi è una moto da aperitivo o una moto da guidare? È una moto che, lo ripeto, è poliedrica,
poliedrica proprio per questo, si presta veramente a qualsiasi tipo di utilizzo. Bella da vedere e bella anche da guidare, quindi io sono propenso molto di più però a farci un bel giro. Quindi una moto adatta per viaggiare? Tutte le moto sono adatte per viaggiare se, come abbiamo detto prima, sono giustamente allestite. Ovviamente non hai la protezione dall'aria, però è una moto comodissima e soprattutto le Royal Enfield, lo dico sempre, vanno dappertutto. Beh, oltre a consumare poco, comunque state veramente comodi in sella, che è ben imbottita, la posizione è rilassata e con un po' di spirito d'adattamento arrivate dove vi pare. Noi l'abbiamo guidata a Los Angeles, voi vi mettete uno zainetto e potete partire all'avventura. Vabbè, ma tutte queste parole, tre aggettivi, tre per descriverla. Stilosa, modern classic e intrigante. Versatile, stilosa. Hai detto te però stilosa, è vero. Versatile, stilosa, appariscente. È una buona base per una customizzazione. È un'ottima base per la customizzazione, la fai diventare quello che vuoi. Io una cosa che modificherei sicuramente un bel parafango corto e magari anche qualche dettaglino cromato, secondo me ci sta veramente bene, comunque un'ottima base per partire con una bella customizzazione. E tu Cree invece che modifiche faresti? Secondo me la moto già appunto così con la coda corta, monoposto, a me piace già così. Cambierei la colorazione, io sono un po' in fissa con i colori. Cris, a cosa metterei io anche? Un bello scarico più rumoroso. Sì, quello sempre, prima cosa. L'intervista doppia è finita, potete salutare i nostri amici. Non so se avete qualcosa da aggiungere. Ciao ragazzi, andate a provare la Shotgun 650 nel concessionario. Ciao, provatela, poi fateci sapere. Ma questa c'era, stai inventando le domande. Ci devo pensare un attimo. Ma le scritte tu le domande.